Hello boys, facciamo una livettina un pelo più breve stasera, eh? Ma ci siamo lasciati alla Valle dei Dragoni ieri e direi che è giunto il momento di vedere se torniamo vivi da questa valle o meno. Allora, io volevo solo vedere una cosa. Ovvero, vedere se nel villaggio di Telb se posso fare qualcosa con il mago che mi dice portatemi una rana. A meno che con la rana non intenda uno dei nemici che abbiamo qua. Ma intanto lo ignoriamo il tizio. E ci avviamo verso la Valle dei Dragoni. Dei draghi. Quello che è. Ma qua abbiamo subito Valle dei Draghi, sentiero. Andiamo di qua. Licaone. Facciamo bei danni a sti gatti cresciutelli. Tango ammaliante. Anche ce ne fosse bisogno. Però non fanno nemmeno troppi danni. Il che è tutto di guadagnato. Abbiamo 6 forzieri e un oggetto. Proviamo la prima. 5.000 gil. Bene così. Andiamo alla seconda. Abbiamo dei trippi. E anche questi. Che sono degli gnomi col martello. Tutti pucciosi. Anche questi li seguiamo molto agilmente. Ci lanciamo qua sopra. Seguiamo tutti i drago zombie. Danza di spada. Il coltello danzante è fortissimo, scusa. Fa dei danni. Fa tanti danni quanto il dragone dall'ultima fila. Nice, very nice indeed. Perché abbiamo perso tutti quei punti vita? E perché siamo... Ok, ma io voglio...
che il buon Galuf è resti un strano mago. E voglio che Lenna si curi come si deve. Vediamo se c'è altro all'interno della cavernucola. Pago d'ossa. Minchia, coda mi paralizza completamente. Osso. Lenna, basta spammare energia, please, e attacca. Non credo abbiano molto effetto le danze su questi, dato che mi ha tolto 100 MP. Ho tolto 100 MP. Tantissimi. Di caone. E Bert che resta più in volo adesso, torna giù dopo il salto. Sì, continuiamo. Pago zombie. Anche un antima potrebbe fargli dei danni. Adesso sicuramente non ne vale la pena, ma... Qua tutti i PM sto bruciando. La copertina. Dove sei finita? Visto che ti sei cancellata da qualunque cosa, volevo mandarti un saluto su Telegram, ma sei scomparsa. Copertina, come stai? Mentre te su Twitch si blocca tutto. La sventura non è passata in queste settimane. Come stai, copertina? Sei scomparsa da qualunque cosa, ti sei data completamente la macchia. Che hai fatto? Ma soprattutto io dove devo andare? Di qua? Non penso di qua. Ma ancora peggio. Pubblicità. Dimmi dopo quando torni. Oh, sto fago zombie. Fidati in Antima ti fa effetto? No, ovviamente. Lenna non fa niente, per Dio, che mi consumi tutti i PM. Tutti avvelenati! Copertina! Come stai? Ti sei data la macchia, ti sei cancellata da tutto. Come mai questa drastica scelta?
e combinato. Sono tornata più forte di prima. Io volevo anche mandarti un saluto su Telegram, ma hai cancellato tutto, ti sei data la macchia. Poi intanto crepo, continuiamo a crepare contro i fuochi zombie qui. Ammazziamo con fatica, ammazziamo. Oggetti. Coda di fenife. Degli antidoti. È tutto consumato per sta un padiglione. Solo che per i padiglioni ci sia una zona dove poter usare questi padiglioni. Qua chi ci sono? Qua ci sono i gattoni, i caoni. C'è anche un trago grosso, altro che. Ma sì, meniamo tutti. PM dimezzati, anche. Qua praticamente sono forti non tanto perché sono forti, ma perché ciucciano tutti i punti magia. Maledetti. Dannati. Fango ammaliante. Abbiamo ammaliato un drago d'ossa. Da quanto si possa ammaliare. Martello magico. Ho preso un'altra magia blu. Bene. E di qua che abbiamo? Un trago zombie, un'aquila tossica. Io gli tiro le monete a sti qua. Vaffanculo. Aspettate così. Attacca. Vabbè, attaccate tutti, tanto. Il modo migliore di ammazzarli sti qua. A soldi in faccia. Anche io vorrei essere ucciso da soldi in faccia. Beh no, un po' eccessivo lanciare le monete contro questi, eh. E ragazzuoli. Con calma. Allora, qua c'è un teschio che sembra quello del quarto capitolo che può essere attivato in qualche modo. Almeno mi sembra di aver visto. Ok. Abbastanza veloce questo. Caschiamo nel buso. 7000 gil. Ah, proprio lì e basta. Va bene, ci lanciamo di nuovo. Mi piace fare questi voli. Qua si apre il mega passaggio. Va bene. Attacco alle spalle. Non fame. Vai con una cometa. Facciamo la cometa del destino. E poi uno Zeninaga, perché questo ci ha avvelenati tutti. Lenna, brava. Brava, ma siamo comunque tutti morti. Not funny. Magia Lem. 27 PM, cioè. Tutti bruciati contro sti draghi zombie.
Maledetti. Punti di domanda. Sì, e questo come lo batto, scusa? Ok, da sopra. Butta via tutto, non sai che te lo dico. Vai Galuf. Prendiamo sti due quattrini, facciamo le stesse cose qua, attacca, attacca. Lancia Iesora di Alberto. Ipnocrona e Kazehiki. Perché è una Kazekia? Lancia sfregio eolico e potenza gli incantesimi di vento. Crona migliora le probabilità di manipolare i nemici. Quindi, vediamo se... E puoi equipaggiarla questa, l'ipnocrona. Equipaggiala, vai. E tanto la fai te la domatrice nel caso. Vai, lanciamogli i soldi a questo che... I paghi zombie qua sono... Sono OP. Continuiamo. Ma Lenna è morta, bene, come ha fatto a morire Lenna qua? Quello di Fenice, che userò tipo subito. Lenna, per Dio. Grazie. Usiamo un padiglione, va che siamo messi non male, peggio. Ma in tutto questo io ho guadagnato qualche soldo. Sì, Ma non costa un cavolo fare il lancio di... Cioè, va abusato il lancio delle monete con il ninja. Continuiamo. E eravamo a 39.000. Ma 38.000. Ci sta. Voglio dire. Non ci sta tantissimo, ma... Ci può stare. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! È tipo il golem, se lo picchiamo. Che sta succedendo? Oh, io ho picchiato il golem, ma non so se ho fatto bene o meno. Che danno tutti. Oh, il soffio tossico. Andata, morti. Questi che spammano tutto. E qui è un titano, vediamo che fate, eh. Ammazzo tutti.
Guardate! C'è la dragonina! Aiuto! Ma qua il tizio l'avevo salvato in qualche modo, quel golem che faceva cose. Che diamine è successo? Non so, non mi convince. Vorrei provare a salvarlo il golem. Facciamo schermata del titolo e riprendiamo dal. Voglio provare a salvarlo il golem a vedere che succede. Primo colpo. Faccia niente con quel ciocobo. Tutti nemici, attacchiamo e basta. No. Di nuovo. Devo ammazzare prima il drago d'ossa. Salvata al filo. Acqua santa. Facciamo un antidoto su Beth. Una curatina a tutti quanti con l'Enna. Vediamo se spunta il golem. Che chiede aiuto. Ma scusa, perché adesso non comprare il golem che chiede aiuto? Buono che ti aiuto.
figurarmi in questo modo, non ti aiutiamo. Ok. No, non il calcio sul... Ok, sull'alfa di Pago, va bene. Salviamo. Dagli un'altra granatina, va. Grazie mille, posso unirmi a voi? What the fuck? Dato che puoi unirti, bro. Basta, ha preso Draco Ken. Golem, insegna l'incantesimo per invocare Golem. E che fa Golem? Lancia muro di terra che protegge la squadra dai danni fisici fino a una soglia predeterminata. Mica male. Ci piace. Guardate, della dragonina. Ah, aiuto! Che sta succedendo? Che diamine è successo? La dragonina non dovrebbe attaccare le persone. Quella non è una pianta, è un mostro ignobile. Ecco perché i draghi del vento si sono estinti. Non credo sia questa la motivazione, ma... Invocazione, Golem. Andiamo. Poi con un andante iniziamo a dare aste a tutti. Centodieci ifrit gli fa, alla faccia. Debole agli attacchi fisici. E io ti attacco e basta. Peggio eolico. Bene. Proviamo Titano. Dei gusti molto discutibili, Titano. 8000, mesi, 1800. Che può piacerci. Sono spuntati i fiorellini, aiuto! Vengono detonati con Titano. Tutti ha detonato. Let's go. Un elisir. Schifo non fa. Dalla dragonina! Guardate! Forza, prendiamone un po' e andiamo.
Voglio solo vedere e basta. Hai appreso. Assorbe PV e PM. Oggetti qua non abbiamo preso l'oggetto. Vediamo che cavolo è qua l'oggetto. Preso chest, preso chest, bla bla bla. Fatemi vedere qual è l'oggetto qua. Bene, Costa mi sta dicendo cosa posso trovare qui. E mi dice un'altra tesoro. Dragon Pod e Dragon Flower, va bene. Capisco l'oggetto segreto qual è. Ma direi che continuiamo intanto. C'è un oggetto. Qual è l'oggetto che si può ottenere? Da questi che mi stanno già menando praticamente. Usiamo una tenda e mi posiamo. Qua mi dice semplicemente vai nella Valle dei Dragoni
E non è che ci sia molto. Non c'è niente. Spero che questi diano qualcosa. No. Nemmeno. Il denim, 36, 36, 36, bla 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 bla. Boh, non riesco a capire qual è l'oggetto che c'è qua. A meno che poi ci sia qualcosa tipo Vamut qui. Può essere. Può essere che ci sia qualcosa tipo Bahamut che si viene a prendere in sta zona. Io sono avvelenato. Maglia ossea. Due maledetta che dà a chi li indossa l'aspetto di un non morto, protegge da vari stati alterati. Non so.
Vediamo questo l'oggetto. Sì. Devo smetterne di usare Zeninaghe. Mi consuma tutti i mana points. Posso usare il titano instead. Copertina, dimmi dove sei finita in tutte ste settimane. Ti sei cancellata da tutto. Ti sei data la macchia. La macchina del caffè. Che combinasti? Ok, siamo riusciti ad ammazzarlo decentemente. Una curatina a tutti quanti, male non fa. Questi possiamo proprio attaccarli tutti quanti. Tango ammaliante. Ma con tutti i gatti che puoi attaccare, proprio quello ammaliato. Meno quelli che sono un po' più incazzati. Cometa. Eravamo. E attacchiamo normalmente. Ok. 528. Comunque, schifo non fanno. Oh! Cioè, soffio tossico ammazza sempre qualcuno. Ok. Una fatica. Siamo quanto costa? 2. Possiamo permettercelo. Bello come copertina, ignori qualunque cosa le dica. Brutta copertina, non si fa. Attacca. Anche te, attacca normalmente questi. Quello di Fenice non penso abbia effetto buff. Caluf ha preso magia temporanea livello 6. Molto molto bene. Ancora è avvelenato, tanta cosa è stato avvelenato ancora lui. Uno sopravvive, quello volante. Immaginavo, ma va bene lo stesso. Andiamo con il buon Eramu. E ripristiniamo i compagni. Ah, un gattino, poveraccio, cometa. Un po' too much.
Qui facciamo un salvataggio. E dal salvataggio andiamo in questa zona di qua. Vediamo che c'è di qua. Nago. Così quasi una rana prova a catturarla qua. Una di ste ranocchie. Una di ste ranocchie provo a prenderla. Vai. Con classi, Fragis diventa una domatrice di belve. E andiamo a domare le bestie lì. Qua siamo bloccato. Il nemico è troppo forte. E siamo certi. Niente, voi mi dice che il nemico è troppo forte, quindi a meno che devo abbassargli un po' la vita e poi catturarlo. Iniziamo a seguire quello. Bravo, bravo. Colpi critici andati a vuoto, fanno sempre belli, sono sempre belli. Sempre. Ah, colpito. Siamo ammazzati ad essere maledetto o cosa? Vabbè. Oggetti base di puzzella. Nemico troppo forte, quindi lo attacchiamo di nuovo. Smettono questi di picchiarmi. Sono sti baci di pulzella. Niente, scappano sti
copertina, degnami di risposta. Mia ame chica. Palesati. E rispondeme. Senteme. Ci sono i lupi, benvenuti, cosa vi serve? Un po' più di roba ci serve in realtà, ma a posto così, grazie mille. E da qua andiamo verso il castello. E niente, copertina fa cose. Fa live da sola, fa chat da sola praticamente, conversa con se stessa. Muco, siamo stati un po' sfruttati con del muco. Cosa voglio dire? A me un po' fa senso, però c'è chi potrebbe piacere essere avvolti dal muco. In tutto questo io volevo portare la buona Faris a essere di nuovo una samurai con apprendimento. Qui salviamo nuovamente e andiamo a portare il... Siamo tornati! Aprite le porte! Mi credi di prendere in giro, mostro? Non ci faremo ingannare così facilmente. E cazzo! Fin troppo ligi agli ordini. Dobbiamo trovare un altro modo. Ma guarda te, se io... Aspettate. Devo buttarmi nelle fogne del castello perché i soldati non fanno passare il loro sofrano. Ma pensate. Andiamo pro di giovani. Chiamiamo lo sciacquone e veniamo portati all'interno delle mura del castello. Soldati, danno due chiacchiere. Scusate, sire, abbiamo pensato che fosse un altro trucco di XDef. Non importa, la cautela non è mai troppa. La prossima volta ci accerteremo della vostra identità e poi apriremo il portone. Bravi soldati. Io devo andare in cima alla torre d'Alenna. Lenna. File. Ed è File. No, no, no. Vieni due. Sta fumando. Shh. Non parlare. Fumando. Dove sto fumando? Guido? Questo, dovete trovare Guido, vi prego. Tanto Guido è quello del quarto capitolo anche. Ma chi è Guido? Un saggio che ha più di 700 anni. È stato Guido a profetizzare che i cristalli sul vostro mondo si sarebbero frantumati. E perché sta chiamando Krill? Potrebbe conoscere un modo per sconfiggere XDef. Quindi due Krill. Andremo da Guido, tu cerca di rimetterti in fretta. Ma dovete usare il drago del vento. Non preoccupatevi, abbiamo l'altragonina. Vero? Il drago sta riposando in cima a questa torre. Venite con me? Ma certo.
c'è bisogno di chiederlo. Dove troveremo questo Guido? Vive su un'isoletta a nord-est della Valle dei Draghi. Let's go. Andiamo. Sbaglio qua, non ho ancora trovato... No, certo, sì, The Mead, certo che l'ho trovato. Vieni, mangia questa, ti sentirai meglio. Quell'erba ha ucciso tutti i draghi del vento. È normale che non la voglia mangiare. Non importa cosa vuole o non vuole, deve mangiarla. Se non si sbriga, quelle ferite lo uccideranno. Va tutto bene, guarda. Vuoi mangiarla, vedi? Ne prendo un po' anch'io. Lenna! Lenna! La dragonina è velenosa per gli umani. Ecco. Ah, prova tu. Così, da bravo. Lenna! Lenna, esisti! A lei non stava male. Bevi questo. Lenna! Lenna, stai bene? Sì, grazie, Krile. Perché l'hai fatto? Hai corso un rischio terribile. Avresti potuto finire male. Mi dispiace. Krile, sei sicuro di non dover riposare ancora un po'? Sto bene. Krile, fuck! No, non preoccupatevi per me. Accidenti, c'è sempre qualcuno che vuole strafarmi. Figlia, dobbiamo stare qui a riposarti. Porto. Figlia, grazie. Sono in debito con te. E tu hai salvato il mio drago dal vento. Direi che siamo pari. Grazie ancora. Riposati, intesi? Va bene, fate attenzione anche voi. Andiamo da Guido. Sì, avanti, muoviamoci. Mio povero trago del vento, in otto, in quattro su quella povera bestia. Sbarca, non a te. Sbarchiamo dal drago. È una barca. Qua abbiamo qualche mostriciattolo. Non sempre red. Ok, qua che c'è.
Siamo arrivati? Sì, Guido vive qui. Andiamo. Un attimo. Un terremoto. L'isola. Dobbiamo tornare al drago volante. È infetta. Osservate cosa accade a coloro che mi ostacolano. Il drago volante che sa anche nuotare, attenzione. Oltre che dell'aria, è anche un drago d'acqua. Ragazzuoli, tutto molto bello, ma castello di Surgate. Il castello di Surgate è il dominio di Arexes. Chi siete? Cosa fate qui? Più le armi, questo è un regalo di Baal. Fatelo entrare in shock. Arexes è al comando della flotta diretta verso il castello di Exdeath. Ottimo. Cesar è uno dei guerrieri dell'Alba, vero? Quindi ha combattuto insieme a mio padre. Da questa parte. Prego, tutto quello che trovate in questo castello è vostro. Grazie. Quindi inizia la man bassa. Quanti ancora? Cesar cantava continuamente questa canzone ai tempi. Ho imparato la melodia celere. Va bene. Prenderemo il castello fino al ritorno di Arexesat. Se solo riuscissimo a distruggere la barriera che protegge il castello di Exdeath, dovreste essere in grado di atterrare con il vostro drago sulla nave del re. Arexesat è assente. Sta comandando la flotta all'assalto del castello di Exdeath. Il castello è ben protetto dal lato del ponte magno, ma è relativamente indifeso a est. Vai, un riposino. Poi siamo messi bene. Lancia pesante. Usa fune. Lanciala la punta ampia. Katana forgiata da un master maiolo. Qua tutto pronto. E questi vendono le solite tre magie. Andiamo più in alto. Intanto non ho trovato niente nel castello di Ute, anzi, vi ho pagato io.
la sensazione che queste pagine custodiscono un importante segreto. Questo è il volume più antico della biblioteca, ma manca metà delle pagine ed è illeggibile. Non riusciamo proprio a trovare l'altra metà delle pagine. Abbiamo controllato tutti i libri del pianeta. Abbiamo trovato un libro che ha più di 1000 anni, tuttavia ne manca la metà, quindi è illeggibile. Si intitola Tomo Sigillato. Questo libro narra le atrocità inflitte al mondo da Xtef 30 anni fa. Non possiamo permettere che orrori del genere si ripetano. Sono certo di aver visto un libro uguale a questo. Nel nostro mondo? Franz, vai con un trova passaggi intanto che magari fa comodo. Andiamo più sotto. Hai trovato false verità. Questo libro è troppo pesante, no? Riesco a portarne due insieme. Ma devo metterne uno allo scaffale F. No? Hai posato il libro, è un registro dei mostri. E l'ultimo, xilofoni e tamburi. Grazie, ora posso tornare in camera mia. Posso seguire la buona donna? Diario di un mago, volume 3. Sono un mago, ma ho imparato a usare i Dracoken. Questo è il segreto della mia potenza. È perché assorbe i PV, c'è ragione. Grazie per il vostro aiuto poco fa. Oh, ora che ci penso. Dicono che da qualche parte nel castello si è nascosta una strana magia che permetta di galleggiare in aria. Levitazione? Gil. Sono appena tornato dal lago Nord, quello che è circondato dalle montagne, avete presente? Beh, ero lassù, quando un occhio enorme ha cominciato a fissarmi. Sono vivo per miracolo. Levitazione. Fa levitare un'arte al bersaglio. Mi manca un oggettino. Che potrebbe essere anche qua nel giardino e fa anche a rima o inoino. Sotto non c'è nulla. Qua non c'è niente. Grazie per il vostro aiuto poco fa.
qua, ho preso tutto. Oggettino, dov'è l'oggettino? Vediamo che cieco, uffa, niente. Beh, cosa stavi cercando? Oh, niente, proprio niente. Oggetti non mi sembra ce ne siano. Qua lui ha visto un libro simile a questo, ma io non ricordo cosa abbia visto. Dove l'abbiamo visto? A seconda della situazione. Di qua c'è la sala nascosta. Sì, la sala nascosta, la taverna, la come si chiama? La locanda. La sala nascosta. Chiaramente nascosta questa sala. Non so. L'oggetto qua intanto sta qua. Allora qua Nora ti ha detto che c'è un castello. Un lago, non un castello. Vediamo. Che non si sa mai cosa c'è o non c'è. Ok, qua è completamente chiuso. E anche col trago posso... E poi lui qua ha detto di aver visto un grande occhio. Che grande occhio ha visto? Oh. Poi va anche... Dai, queste sono tutte protette da montagne. Non ha neanche senso sta qua a girare in questo momento. Qua facciamoci un giro qua sotto, vediamo giusto velocemente cosa c'è. Se c'è qualcosa di interessante o meno. C'è quella torre lì molto sospetta.
Quel fago del vento. Non sparate, sono amici. Caruf, che piacere vederti. Sì, esatto, come te la passi, vecchio diavolo? Via avanti, questi sono amici tuoi? Questo è il figlio di Dorakan. Bravo. Via. Mentre le signorine sono nobili provenienti dall'altro mondo. Piacere di conoscerti. Io sono Xezat, lo spadaccino. Nonna è Xezat? Ah, non penso che quel titolo mi si addica molto. Ah, niente. Anch'io mi sento così. Allora, puoi farci entrare nel castello di Exdeath. Certo, siamo già a metà strada. Per adesso andate sotto coperta a riposare. I fuochi d'artificio cominceranno presto. Prego, usate la stanza sulla destra. Allora io vado in quella sulla sinistra, gnè gnè. Soffro di mal di mare. Stiamo scavando una galleria sotto il fondo del mare. Ma che... Come la state scavando? Con quali mezzi? E riposa un po'. Mostri, attenti, siamo sotto attacco. Oh, ma quando parte la musica spacca, eh. La flotta è solo un'esca, speriamo solo che ci faccia guadagnare abbastanza tempo. Xezat, che succede? Exdeath, ci ha colti di sorpresa. Gilgamesh? Siamo circondati. Questo, lascialo a me. Non fare pasticci stavolta. Senti che parla. In guardia. Ah, aiuto! L'estofante. Meniamo tutti noi. Liberiamo l'imbarcazione. Ma che sta combinando?
posso andare a dargli una mano? Ah, cieli blu e il dolce movimento delle onde. Giornate come queste ti mettono in pace con il mondo, ma voi mi state rovinando l'umore. E voilà. Gilgamesh, sei di nuovo qua? Di tempo fedele compagno Enkidu, il vecchio nasce duro, allora noi dovremmo essere ancora più duri. Vento bianco, Enkidu, vecchio amico, sei finito molto alla svelta. Tutto bene, Gilgamesh? Mi sento in difficoltà, amico. Enkidu, occupati tu del resto. Enkidu? Fedele compagno? Come osi piantarmi lascio così? Non ho intenzione di cadere da solo. Che ne dite di una nuotata? Ah. Ehi, non vale. Non dovrei esserci solo io a mollo. Non me ne dimentico. Me la paghi. Non sento quasi più le mani. Sta arrivando. Tieni due. È inutile, non ce la faccio più. Il fago dal vento. Tempismo perfetto. Tocca a te, Ura. Smettila di ciondolare e vieni qui. Fate a riposare. Il salvataggio troppo pretestuoso. Siete pronti? Affermate l'altro lato del quartiere. LOL. Si parte. LOL. Che succede? La flotta era solo un'esca. Il vero piano è raggiungere una delle torri della barriera con questo sottomarino. Però
Una strategia piuttosto ingegnosa. E ti aspettavi da me, in ogni caso. La galleria per la tua è stata completata. Andiamo. Guarda. E qua sotto che abbiamo? Indietro. Guarda. Questa è la torre della barriera? Esatto. Basta abbatterla e la barriera sarà distrutta. Io mi occuperò del generatore di sotto. Poi andate all'ultimo piano e trovate l'antenna. Dobbiamo distruggerla, suppongo? Esatto. Lo staccherò. Io staccherò l'energia. Poi toccherà a voi far saltare l'antenna. Tenete, vi servirà. È ricevuto dell'erba sussurrante. A che serve? Possiamo usarla per tenerci in contatto. Bene, muoviamoci. Conto su di voi. Buona fortuna. Se anch'io vado sotto. Sì, ma c'è il suo è uno sputo di corridoio neon. Antenna al 29. Oh, un salvataggio. E ragazzuoli, direi che noi ci fermiamo qua. Ho detto che oggi sarebbe stata un po' più breve. Quindi, a domani, notte.